dentro queste aule, comprese le aule delle commissioni parlamentari, il Movimento 5 Stelle... Fuori da queste aule il Movimento 5 Stelle dice una cosa, dentro queste aule il Movimento 5 Stelle sta dando una mano alla Lega e al Ministro Salvini per perseverare in un atteggiamento gravemente offensivo nei confronti del Parlamento. Quello che è successo questa mattina nella sala del Mappamondo, nelle commissioni congiunte giustizia e affari costituzionali, non è affatto quello che ha riferito la collega del Movimento 5 Stelle, che ha affermato il falso. Ha affermato, colleghi, il falso. Perché vede, Presidente, se io avessi detto quelle cose dovrei scusarmi, ma io non ho mai detto quelle cose. Beh, colleghi, imbarazzo, ma non le ho mai dette. Quello che ho detto e che qui ripeto, Presidente, è che l'onorevole Businarolo, che presiedeva quella commissione, non stava svolgendo con equilibrio e correttezza le sue funzioni di Presidente, perché non stava concedendo a ciascun membro dell'opposizione i 5 minuti per emendamento e per gruppo parlamentare che erano stati decisi ieri dall'ufficio di presidenza delle commissioni, contro il nostro parere. Io insieme ad altri parlamentari dell'opposizione mi sono avvicinato al banco di presidenza e ho affermato, come affermo di fronte a quest'Aula, che l'onorevole Businarolo non stava svolgendo con correttezza quelle funzioni, al che l'onorevole Brescia, che non so perché non è intervenuto in quest'Aula oggi, ha affermato, ma l'onorevole Businarolo è incinta, e io naturalmente ho affermato, ma cosa c'entra il suo stato di gravidanza con la modalità con la quale lui sta svolgendo le funzioni di Presidente? Quindi, e finisco, colleghi, quindi, per cortesia, anche con un elemento personale, se mi è permesso, perché vede, come direbbe il Ministro Salvini, lo dico da padre di 4 figli, non solo ho la massima attenzione e il massimo rispetto verso qualunque donna sia in stato di gravidanza, ma anche una certa familiarità con le donne in stato di gravidanza, e questo mi avrebbe spinto in ogni caso, come mi spinge in ogni caso. Colleghi, per cortesia, diciamo, a mostrare il massimo rispetto in ogni occasione, sia dentro che fuori le aule parlamentari, verso le donne che hanno la fortuna e l'impegno di condurre una gravidanza. Però io concludo affermando che ho già scritto all'onorevole Businarolo, specificando le mie parole, stigmatizzando gravemente il tentativo dell'onorevole Brescia e del Movimento 5 Stelle di ridicolizzare la coerenza e l'impegno con cui l'opposizione, il Partito Democratico, sta conducendo questa battaglia in ogni aula parlamentare. Perché se vogliamo parlare di questo, colleghi 5 Stelle, parliamone.